Prova a immaginare di entrare in un sogno in cui tutto ciò che succede è per il tuo meglio. Bene, da un punto di vista più alto, la tua vita è questo sogno. Devi solo imparare a fidarti un po' di più ogni giorno. Ben ritrovati per questa nuova puntata del podcast Lezioni di fiducia, che oggi ci porterà ad esplorare la capacità di fluire con la vita, la fluidità, iniziando però a vedere che cos'è il suo opposto, cioè il vivere in controllo, un controllo che ha sempre sede nella nostra mente. E lo yoga, al di là che oggi venga visto in una maniera più estetizzata come una sorta di esposizione di forme del corpo, ha in realtà come sua finalità l'uscire dal controllo della mente, cioè riuscire a vedere dietro la mente, perché dietro il controllo della mente c'è la verità di chi siamo. Molti, iniziando a meditare, si trovano proprio davanti a un muro di pensieri e quindi cercano di lottare contro questo tormento che non ti consente di stare in silenzio, che non ti consente di stare in pace. Ma nella lotta è più forte lei. Se cerchi di combattere la mente, è difficile che tu vinca, vince lei. Bisogna affrontarla con degli altri strumenti, perché in realtà devi darle la sua reale sostanza, la sua reale importanza. Tutto è energia, tutto quello che non è essenza finale, e anche i tuoi pensieri, anche tutti gli impegni a cui la mente ti continua ad agganciare, sono pura energia. Devi pensare a questa coltre di pensieri, un po' come a delle nuvole che coprono un bel panorama. Oggi mi è arrivata proprio un'email che raccontava questa storia da parte di ricercatori spirituali che in questo momento sono in India, e sull'Himalaya attendevano da giorni e giorni di vedere la sacra cima del monte chiamato Nanda Devi. Ma per tutte le giornate in cui cercavano di scorgere questo picco, c'erano nuvole, c'era nebbia. Tuttavia, questo non toglieva la verità che dietro a quelle nuvole, questa montagna sacra, simbolica proprio della verità, continuasse ad esserci. E l'ultimo giorno, prima di partire, si è rivelata. E questa è proprio una metafora molto molto vicina a quello che accade nella nostra mente. La nostra mente fa praticamente dei giochi di prestigio e la ragione per cui fa questi giochi di prestigio non è per il nostro male, non è perché ci vuole ingannare. In realtà è lei che è ingannata. È ingannata perché è completamente identificata con il gioco dell'illusione, con il gioco di Maya. Sta prendendo sul serio quel gioco di ombre e luci che noi chiamiamo la nostra storia, mentre da un punto di vista più alto, la nostra storia non è che la testimonianza che ha la nostra anima di una serie di esperienze che siamo venuti a vivere. Dal punto di vista della mente, invece, c'è un continuo evolversi di situazioni che deve controllare. Cioè, la mente è fatta proprio per rispondere a dei nostri bisogni primordiali. E il primo di questi, perché noi teniamo dentro di noi ancora tutti gli istinti dell'uomo che non aveva le protezioni proprio tecniche che abbiamo noi oggi, c'è l'ignoto. Provate a pensare all'uomo primitivo che a ogni rumore nella foresta, ogni volta che il meteo diventava minaccioso, sapeva che era in pericolo di vita. Quindi
Quindi il cambiamento è quello che non ricade in modelli che la mente ha già decodificato, rappresenta per la mente un'allerta a cui deve dare una risposta. E questa risposta è la traduzione di questa esperienza non ancora catalogata. In una serie di impulsi elettrici, sinapsi, che devono immediatamente tradurre quello che c'è in un modello decifrabile. Questo è proprio il meccanismo con cui agisce il controllo della mente. Il controllo della mente sono milioni e milioni di sinapsi che cercano di tradurre l'ignoto in cose note. Per tranquillizzare la nostra paura primordiale, per rassicurarci. Tutto questo ovviamente fa riferimento alla parte nostra che si sentirebbe sicura se fuori potessimo avere un contratto che non ci succederà mai niente di male. Sappiamo che da un punto di vista più alto le cose non funzionano così. Perché non c'è mai un punto d'approdo nella vita in cui le cose saranno uguali per sempre. Tutto qui, per definizione, è soggetto a continuo cambiamento. E così la mente elabora in maniera sempre più veloce, soprattutto in questi tempi in cui i cambiamenti sono diventati velocissimi. E quindi il gioco dell'illusione può veramente prendersi gioco di noi, scusate proprio questo giro di parole, può prendersi gioco di noi continuando a farci pensare che al di là di un'urgenza, al di là di una cosa che ci inquieta, una volta che l'abbiamo controllata, l'abbiamo riposta tra le cose che non ci stanno minacciando, noi possiamo finalmente stare in uno stato di silenzio e di riposo dove stiamo bene, siamo noi, che possiamo far emergere il nostro vero sé perché oltre non ci saranno più chiamate. Questa cosa è impossibile, dobbiamo farla a prescindere dalla mente, dobbiamo cercare proprio di restituire alla mente, come dicevo, la sua realtà, che è fatta di pura energia. Quando arrivano dei pensieri, devi dire: sei solo energia, sei solo energia. E se cominci ad osservare così tutte le chiacchiere della tua mente, a un certo punto vedrai che perderanno potere. Continuerà ad esserci il loro chiacchierare, ma non avranno più il potere di agganciarti, di portarti fuori di te. Allora, qual è invece il modo con cui possiamo affrontare la vita, visto che il controllo che attua la mente in realtà è una specie di ruota del criceto che non ci porterà mai, mai, mai fuori dal circolo vizioso. Bisogna non ostacolare questo continuo cambiare della vita, non puntare i piedi e cercare di fermare il suo evolversi, ma fluire. Tuffarsi nel fiume e correre alla stessa velocità della vita, diventare lo stesso flusso della vita che scorre. Abbiamo detto anche l'altra volta che l'unica vera sicurezza non è che non accadano più cose che appunto siano al di fuori del ventaglio delle cose che per noi sono sicure, ma è accogliere ogni cosa. Questi podcast che condivido, sono sempre legati a dei corsi di yoga, delle pratiche che in questo caso stanno scorrendo proprio lungo la linea dei chakra. E questo elemento della fluidità, della capacità di scorrere con la vita, si abbina proprio alle qualità del secondo chakra, di Svadhisthana chakra. Lì ci sono le possibilità di lavorare per imparare a fluire di più con la vita, cioè lavorare, tirare le tue corde interiori per riuscire ad affrontare meglio le esperienze esteriori, usare il tappetino come un laboratorio. Il secondo chakra, Svadhisthana, appunto, è legato all'elemento acqua e ha come traduzione, dal sanscrito Svadhisthana, la definizione è sede della dea, è qui che risiede la dea, e la dea
che è nella forma indiana di Durga, è in realtà proprio il divino femminile, è la grande Shakti, rappresentata su tutte le cose proprio dalla madre natura. La natura quindi diventa la nostra maestra. Provate a vedere adesso se gli alberi in qualche modo stanno ostacolando lo scorrere delle stagioni. E noi dovremmo cercare di fare come loro, lasciare scorrere tutte le stagioni della nostra vita, cioè allinearci proprio con questo piano della creazione più grande. È solo in questo allineamento che veramente noi non ci fratturiamo, diventiamo flessibili in senso positivo. Non la flessibilità che viene abbinata oggi allo yoga, ma la flessibilità che diventa resilienza e capacità di accogliere le esperienze che siamo venuti qui a vivere. Anche perché tutto quello che è nostro, tutto quello che la nostra anima ha bisogno per crescere, per evolversi e per non dover più ritornare qui, se non lo affrontiamo adesso, lo dovremo affrontare più avanti. Siamo qui, lo ripeto sempre, solo per questo. Per vedere l'agenda dei nostri appuntamenti e questi sì, cercare di accoglierli e di trasformarli in modo tale di non doverli ripetere più. Allora, per scorrere di più con la vita significa quindi avere in armonia l'energia di questo centro. L'armonia sta tra due estremità. Per qualcuno può essere molto difficile fluire. Per qualcun altro invece sarà molto difficile radicarsi. Tra le due polarità c'è invece proprio la capacità di avere dei valori, fare la propria parte, che è quella di perseverare, di fare il massimo, mettere la propria forza di volontà, la propria disciplina, però poi non attaccarsi, accogliere quello che arriverà come risultato. Mentre se tu, come dire, soltanto ti lasci portare dalla vita, diventi un po' una banderuola. Questo è l'eccesso di flessibilità. Sono come le giunture del nostro corpo quando sono troppo lasse, non sono più, positive, quando sono troppo rigide non ti permettono di muoverti, ma quando sono troppo lasse, rischi che diventino un pericolo per te. Uguale quando questa fluidità non è arginata, quando è senza dighe. In questo modo noi appunto diventiamo, anche gli alberi no, hanno delle radici, diventiamo invece come esposti a ogni intemperie, portati continuamente di là e di qua. E quello che succede quando noi non ci radichiamo mai è che non possiamo mai far crescere qualcosa davvero, perché ogni volta ci sono soltanto inizi. Dall'altra parte invece, se non c'è per niente fluidità, ovviamente la vita per farti scorrere, perché non è possibile che tu non scorra con lei, ti deve spezzare, ti farai del male. E un'altra caratteristica dell'essere rigidi è di non poter provare quel piacere della vita che viene dal sostituire alla paura la curiosità, il senso dell'avventura di questa continua trasformazione. E allora, c'è un canto che racconta veramente, veramente bene questa dimensione materna, protettrice della natura, della madre natura, della grande Shakti, che al di là di quello che diceva Leopardi, in realtà non è malevola. È malevola soltanto se tu hai delle aspettative. Ma se tu invece pensi che ci sono delle cose che tu non sai, ma sono giuste per te, ti fai portare e ti affidi, lei ti è veramente madre, è davvero il grembo a cui tu appartieni come tutto il resto del creato. Questo era un canto, degli indiani d'America che a me è sempre piaciuto moltissimo. Che dice The river is flowing, quindi il fiume scorre, scorre e cresce per ritornare indietro nel mare. È un po' anche come la canzone di Yogananda, l'onda del mar, no? Che deve ritornare ad essere mare. E poi dice Mother Earth carry me,
Madre terra, portami, sostienimi come il tuo bambino, perché io sarò sempre il tuo bambino. Madre terra, portami anche me indietro nel mare, riportami nel mare. Ecco, quando noi avremo questo atteggiamento davvero di figli rispetto alla terra e diventeremo, ci riallineeremo alla saggezza dei fiori, degli alberi, delle stagioni. Io ritorno sempre a questi elementi naturali. Sapete che dove si appoggia il mio sguardo tutti i giorni, anche la scelta che ho fatto proprio di avere questi come libri di testo per questa parte della mia vita. Ecco, lì veramente quello che ci verrà incontro sarà non soltanto sostenuto dalle nostre forze, ma ogni volta attirerà proprio un mare di sostegno anche soprannaturale. Diventiamo proprio delle forze della natura che hanno tutto il sostegno dell'universo, come un fiore quando deve sbocciare. E quindi saremo portati verso il nostro compimento che richiede anche l'attraversamento di tutte le prove che siamo qua venuti ad affrontare. Questa volta, anziché finire con dei consigli, volevo proprio finire con una piccola pratica che è una meditazione sull'acqua, quindi una meditazione per sintonizzarci con l'elemento acqua, che si trova peraltro in un altro mio libro, non Lezioni di fiducia, sempre di Ananda Edizioni, che è Esercizi di felicità. È stata la prima pubblicazione che ho fatto con Ananda Edizioni e l'avevo fatta insieme al mio maestro di yoga Jaya Dev Jershi, e questa proprio era opera sua per restituire a Cesare quello che è di Cesare. Allora, come sempre, quando dobbiamo fare una visualizzazione, in realtà, quando dobbiamo lasciare andare la parte feriale del nostro essere, cioè quella a cui ci identifichiamo e ci aggrappiamo quando siamo completamente presi dalle cose del mondo, dobbiamo fermare tutto. Quindi ti chiedo di trovare una posizione comoda per te, puoi essere seduto su una sedia, puoi essere seduto a gambe incrociate. L'importante è che tu abbia la pazienza per un istante di lasciare che tutto si fermi. È l'unico modo per sentire che cosa c'è dentro di te. Con tanta pazienza, anche se all'inizio sarà difficilissimo perché c'è quasi un'entropia che ti droga di agitazione, e in quella trovi una copertura tale da non dover ascoltare le domande profonde che hai. Sopporta questo momento di disagio e aspetta che tutto si fermi. Puoi anche pensare proprio a una roccia che è seduta in mezzo all'acqua. E così, a questo punto, comincia ad osservare il tuo respiro, che espande l'addome e poi lo comprime quando espiri, cercando il più possibile di lasciare il tuo respiro completamente fluido, cioè nonostante ci sia l'osservazione, fa che non diventi un respiro di sforzo, non uguale a tutte le altre cose che fai nella vita, non faticoso. Un respiro che porta spazio, che porta sollievo, che porta i valori che vengono dal fluire con questo divino femminile, che sono i valori della protezione di te, della cura di te, dell'amore di te. Prova proprio a sentire di accoglierti dall'interno attraverso lo spazio che crea il respiro. Quando senti che il respiro si è fatto portatore di un senso di spazio, di gioia, di naturalezza, immagina di trovarti felicemente in mezzo a un fiume che scorre e che ti fa fluire nelle sue acque verso nuovi orizzonti. Senti che non provi nessuna paura, ma che nella corrente del fiume, in questo movimento libero,
ti senti sicuro di essere portato dove devi andare. Quindi non devi occuparti di dove l'acqua ti stia portando, non devi controllare. Sei in una modalità di totale affidamento. Perché la madre natura, perché la grande Shakti è chiamata anche madre divina, è proprio la parte materna, amorevole, accogliente del divino. Senti totale affidamento a questa grande madre che ha l'amore di una madre per te. E allora, in questa certezza che viene da dentro, non da fuori, afferma dentro di te, fluisco sempre più liberamente con le maree della grazia. Ti lascio anche un piccolo esercizio che se vuoi puoi condividere nei commenti o scrivendomi, che è questo. Vedi qual è il lato della tua vita in cui ti è più difficile fluire. Per qualcuno, per esempio, sarà facilissimo cambiare lavoro, ma drammatico cambiare casa. Facilissimo cambiare casa, ma drammatico se finisce una storia d'amore, perché il controllo lo esercitiamo dove siamo più spaventati e dove siamo spaventati c'è qualche cosa che dobbiamo guarire. Quindi possiamo usare tutte queste conoscenze di noi per sapere dove dobbiamo crescere. Ti saluto, questa puntata è finita, però magari ci sono degli spunti su cui vuoi pormi delle domande che potrebbero far nascere delle altre puntate. E se pensi che quello che è stato condiviso può essere utile a qualcuno, ti prego di inviargli il link e se ti è piaciuto, fammelo sapere. Ciao!